Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dopo una settimana di vacanza ci ritroviamo e ripartiamo con i nostri incontri con i professionisti che siamo abituati a incontrare. Come al solito chiamo Mosè. Mosè, Ciao, mi sono qua, come risenti? stai? Sono Bentornato dalle pronto, vacanze. grazie, grazie, grazie. Siamo pronti per ripartire ad incontrare i nostri ospiti? Certamente, certamente. Tra l'altro, visto che rientriamo, oggi un ospite, se vuoi, speciale. Cioè, tra l'altro, una persona che sono riuscito a conoscere piano piano, è 3 anni che lo incontravo in un festival di fotografia a Orbetello e mi ha sempre impressionato, se vuoi, la sua lucidità nel parlare, una persona molto lucida, molto, molto chiara, molto dettagliata. L'abbiamo intervistato nell'ultimo Image Mag e lui l'abbiamo presentato come ritrattista, però la sua attività si svolge in più parti, pubblicità, corporate, ritratti, strada, street. E la cosa che mi ha impressionato della sua intervista è che dice conta quando si inizia la quantità, la qualità poi verrà e la passione deve essere supportata comunque dai risultati, quindi aveva già un'ottica di impresa la sua attività. È molto giovane. Almeno per come noi intendiamo i fotografi di oggi, anche se è iniziato tardi nella sua carriera, è iniziato a 28 anni. Il suo nome è Eolo Perfido, che saluto con tanto affetto. Ti rivedo volentieri, Eolo. Ciao. Benvenuto, ciao, benvenuto. Sembra verissimo. Come vedi, ho image a portata di mano da far vedere a tutti i nostri amici e ricordare a tutti di acquistare o abbonarsi alla nostra rivista. Ok? Perfetto. Ascolta Eolo, ti faccio subito una domanda. Tu mi hai impressionato, no? Conta la quantità all'inizio. Per iniziare conta la quantità, poi la qualità arriverà. Tu hai detto che addirittura scattavi in quantità in periodo pellicolato, quindi con anche dei sacrifici economici importanti. Per fortuna che c'era un fotografo che ti aiutava. È vero questo ancora oggi? La quantità conta per iniziare? Ma sì, sai, penso che conti come conta in tutte le discipline. La qualità è qualcosa che si acquista con il tempo, è legata all'esperienza, legata alla sensibilità. Però qualsiasi disciplina, se ci pensi, necessita di un'enorme quantità di lavoro, di esercizio, di preparazione. La fotografia purtroppo a volte trae in inganno, perché fotografare è sostanzialmente l'atto tecnico di fotografare, ovvero la produzione di quella meraviglia che è la riproduzione della realtà, la fa la macchina fotografica. Il Certo. fotografo con la sua sensibilità entra in gioco in dinamiche che sono successive alla costruzione di quella fotocopia della realtà che fa la macchina fotografica. E allora da quel punto di vista spesso ci sono le condizioni giuste per ottenere un buono scatto, indipendentemente dalla qualità del fotografo, ed esce qualcosa che ci sorprende, perché poi la fotografia ha questa caratteristica, no? Nel riprodurre ci sorprende. Però non dobbiamo farci trarre in inganno, perché a volte gran parte di quel lavoro è il risultato di un tecnicismo, di una macchina che riproduce qualcosa che era già significativo davanti all'obiettivo. Già meravigliava in un certo Già senso. meravigliava proprio per la natura dell'oggetto tecnico, no? Però se la stessa persona che ha fatto questa foto, gli diamo in mano una matita e non ha mai disegnato, gli mettiamo davanti un pianoforte, gli mettiamo un tutù o qualsiasi altra cosa che necessita di grandi quantità di tempo, non è in grado di fare qualcosa di ugualmente significativo. E allora la fotografia in realtà deve trascendere la componente tecnica della riproduzione e deve diventare il Certo. risultato di un occhio attento, sensibile, capace di anche stravolgere il quotidiano, no? Se io Certo. prendo un bel disegno, lo metto in una macchina fotocopiatrice, premo il pulsante verde e tiro fuori la fotocopia, non posso dire guarda quanto sono stato bravo. Sono bravo se lo riconfiguro, no? Allora la fotografia, attraverso l'inquadratura, attraverso quelle scelte legate poi alla vera anima della fotografia, è lì che si definisce che si qualifica una qualità. E in quell'ottica lì spesso si pensa che non ci sia bisogno dello Di stesso esercizio. quantitativo e di esercizio che c'è nelle altre discipline, ed è un errore enorme. Io sono dell'idea che scattare tantissimo ti permette di poter apprezzare quelle piccole differenze che possono trasformare un bello scatto in un qualcosa invece di straordinario, che magari può poi andare, no, andare oltre. Oltre il tempo di fruizione tipico delle fotografie non contemporanee, cioè che resti nel tempo. Allora, meno male, anche in fotografia occorre solfeggiare, questo che vuoi dire, in un certo Sì, senso. bisogna fare tutti gli esercizi che si fanno normalmente. Io sono dell'idea che non puoi definirti ritrattista se non hai ritratto tantissime persone. Ora, non è solo ovviamente una questione di forza bruta, alla Certo. quantità va legato anche poi un lavoro di analisi, di attenzione, di riflessione. Però non si può pensare di diventare bravi persuasori, ad esempio, che è una caratteristica tipica del ritrattista, avere la capacità di poter interpretare il potenziale di ogni soggetto, se non ne abbiamo fotografati tantissimi e
e non siamo in grado di iniziare a costruirci anche noi dei nostri metodi, percorsi. Certo, vero. Una cosa ti chiedo, visto che c'è stato, tu hai avuto questo percorso di quantità, e visto che nessuno, no, oggi nelle varie discipline, chi potrà mai dire a uno che, a cui piace scrivere, sei uno scrittore, no? Cioè, è una cosa che viene dal consenso. Quanto è che tu, nella tua vita, nella tua esistenza, ti sei detto sono un fotografo? C'è stato un momento che hai percepito di avere questa autorealità? Ma guarda, è un percorso complicato e secondo me non è neanche univoco, ogni persona lo vive in maniera differente. Sicuramente è un problema di identità. E quando ti ci senti, inizi anche ad approcciare la disciplina e gli altri, perché poi la fotografia, tranne alcune tipologie di fotografie, è una disciplina di interazione che vede nel consenso e nel contesto due momenti fondamentali. Per cui io ho iniziato a sentirmi fotografo probabilmente quando il consenso ha generato il contesto. Il contesto nuovo mi permetteva di lavorare meglio, perché quando ti viene riconosciuto qualche cosa, anche l'ambiente in cui lavori si è più facilitato e quindi lavori meglio ed aumenta il consenso. Un consenso ancora superiore ti fa alzare di contesto. È come dover attivare un meccanismo che poi si autoalimenti. Non ti so dire esattamente quando è stato il momento. Posso dirti che a un certo punto questa camicia addosso mi stava meglio, me la sentivo più sulle mie spalle, più che la indossavo. È stato un percorso e penso che ognuno di noi lo viva in maniera differente. Quindi è un ciclo attivo, no? Il consenso alimenta la tua motivazione, eccetera. Esatto. Questo diventa importante. E ascolta, io vedo che tu, il ritratto è un'anima importante, a me è piaciuto osservare i tuoi ritratti, però ci sono anche progetti, Clownville è uno di questi, però c'è la street, però c'è la pubblicità. Come riesci a saltare dall'uno all'altro questi generi, anche se poi la fotografia è sempre fotografia, voglio dire, però come riesci a cambiare pelle cambiando genere? È facile. Guarda, perché intanto c'è un trade union che sono le persone. Io, se vedi, tutti i generi di cui parliamo hanno in comune il fatto che poi l'essere umano è al centro del mio lavoro. Ovviamente poi declinato. È bello per quello, attenzione. Per cui in quell'ottica lì, diciamo che io ruoto intorno, sono un satellite che ruota intorno a un pianeta che è il pianeta dell'essere umano. È ovvio che poi cambia, deve cambiare l'occhio, deve cambiare la sensibilità, il linguaggio. E questo probabilmente è legato più al carattere. Io mi ricordo che quando ho iniziato, che poi era l'epoca della pellicola, è l'epoca in cui non c'erano tante certezze, perché te le costruivi nell'interazione con gli altri, non c'era ancora internet, non c'erano strumenti di confronto, se non erano altro che i club fotografici, che erano comunque delle esperienze bellissime, o l'amico fotografo, il negoziante. Per cui in quell'ottica lì tutti mi dicevano specializzati in una cosa, però devo essere sincero, un po' perché mi dispiaceva non poterle approcciare tutte, perché poi sono un curioso di natura, ho semplicemente aumentato la quantità di tempo e lo sforzo necessario per specializzarmi in diverse discipline, e probabilmente la passione è stato il motore che ha alimentato questa cosa. Non è stato facile, perché poi sono a volte diverse, cambiano gli ambiti, necessitano di tanto tempo, e quindi puoi immaginarti che in questa equazione quello che ho dovuto investire di più è stato il mio tempo. Certamente. Ti dico una cosa, io molto spesso nei miei incontri dico sempre che per diventare fotografi occorre interagire, e forse qui la quantità con la propria prossimità, no? E vedere chi sei, cosa hai da dire. Io dico sempre, noi abbiamo imparato a vivere a scuola, ma giocando anche per strada, no? Con gli amici, quindi questa prossimità ci ha aiutato. Vale anche per la fotografia cominciare a indagare il vicinato, ciò che ti circonda, per capire chi sei veramente, cosa da dire. Vale anche per te questo? È valso anche per te? Vale per tutte le discipline. In fin dei conti viviamo ognuno di noi vive un mondo dove siamo il centro, non il baricentro del nostro universo. Da lì ci espandiamo. Per cui tutto ciò che è in prossimità sicuramente diventa il primo punto di riferimento, e a volte poi anche per molti autori il luogo dove andranno a definire tutto il loro lavoro di ricerca. Io nell'interazione con gli altri ho trovato è stato sia necessario, perché un ritrattista non può prescindere dall'interazione. Io non amo chiamarla, spesso nei miei corsi tendo a non chiamarla relazione, quella con il soggetto del mio lavoro, perché tranne casi in cui il tempo passato insieme, ma sono quei progetti personali dove magari fotografi la tua famiglia oppure persone care, certo. La maggior parte dei casi non sono relazioni, ma sono interazioni quasi funzionali con un obiettivo, che è quello poi, certo, di ottenere un'immagine significativa. Però questa interazione comunque ha tutte le dinamiche umane che entrano in gioco, e qui non penso si possa definire un metodo, quanto sia meglio sviluppare una sensibilità, e di qui torna la quantità, se ci pensi, no? A forza di incontrare persone, di interagire e di sbagliare,
sviluppi una sensibilità che ti permette poi di saper magari gestire, no? Anche i momenti che hanno delle complicazioni. E poi è bello perché è una sorta di volano, ti ritorna anche nella tua vita privata, perché tutto ciò che guadagni, perché lo devi imparare a fare come professione, ti rimane come bagaglio anche personale nel momento in cui poi vivi la tua vita al di fuori del contesto lavorativo. Io tra l'altro questa fase, poi gli ho fatto una domanda che secondo me è importante, dopo Esula, io lo chiamo ingaggio, no? Io dico che il soggetto va, in un certo senso va ingaggiato, e c'è un metodo per ciascuno, no? Io dico sempre Klein andava a 80 centimetri, quell'altro metteva il soggetto in un contesto e l'inquadratura del soggetto, quell'altro sta lontano, io lo chiamo ingaggio a un certo punto, e nella fotografia praticamente il ritratto si deve vedere questo ingaggio, che non è una relazione, è proprio un aggancio, se vuoi. No? Esatto, sì, è vero. E ogni persona è diversa. Io penso che ogni sessione di ritratto abbia una componente di ricerca. Vero. E parte di questa ricerca sta proprio nel trovare, come tu lo chiami, anzi è una parola che mi piace, penso la userò da oggi in poi, perché no, ingaggio... Fallo, mi fa volentieri, è bello l'ingaggio. No? È un bel lavoro di sintesi concettuale di quello che poi è questo momento di avvicinamento, no? Vero, e quest'ottica qui, spesso, non sempre l'ingaggio funziona al primo botto, per cui poi devi fare delle azioni correttive, è fondamentale comunque che il ritrattista abbia le spalle larghe, perché spesso puoi trovarti dei soggetti davanti che hanno poi delle difficoltà, a volte può essere timidezza, altre volte può essere sfrontatezza, qualche volta disinteresse, l'essere umano è complicato. Alle volte, anche perdonami oggi, ti ho interrotto maledettamente, alle volte può essere omologazione, tante volte un personaggio tenta a omologarsi per quello che rappresenta il pubblico o per quello che si sente di poter essere, no? Quindi essere una qualità già stabilita dai media, dalle mode, no? Cioè che questo è importante e va combattuto. No, è vero, e poi sai, spesso il problema che secondo me qualsiasi creativo, specialmente che lavora nel contatto con gli altri, deve saper gestire è quelle che sono le aspettative. Non dobbiamo mai muoverci seguendo quelle che potrebbero essere le aspettative dell'altro, sia il soggetto che pensa che magari il fotografo possa avere delle aspettative, che il fotografo che vive l'attenzione dell'incontro pensando che il soggetto abbia delle aspettative e quindi dedica una quantità di energie non alla creazione dell'immagine, ma a magari semplicemente a risultare quello che pensa essere necessario per rendere fluida la sessione, quando in realtà è meglio concentrarsi sui contenuti, anche perché spesso le sessioni non è che sono lunghissime, per cui bisogna poi fare un lavoro di sintesi che è importante. Bisogna ottimizzare i tempi. Adesso cambio argomento, perché secondo me tu vuoi dare un contributo che è importante. Io tra l'altro ti ho sentito parlare in quelle lunghe serate a Orbetello, no? E secondo me era molto interessante. Oggi c'è una grande lamentela, se vuoi, generale, no? Tutti fotografano, non c'è lavoro, non c'è questo. Invece io ho notato in te, ho sentito, ho percepito, e poi lo si vede da quello che mi racconti, che c'è un'anima del fotografo che deve comparire, che è quella imprenditoriale. Tu fai anche impresa, no? Quanto è importante per un fotografo mettersi anche in quei panni, fare impresa, investire, pianificare, fare del budgeting, quanto è importante tutto questo, cioè trasformare la propria attività anche in un'attività imprenditoriale? Guarda, tu come puoi immaginare, nell'immaginario collettivo il creativo, l'artista o comunque chi si occupa di arti visuali sembra essere incompatibile con un minimo di progettazione. Ti interrompo qua, infatti lo dico sempre, attenzione, guardate che la commissione, il denaro, il pagamento non è peccato, non è, noi il romanticismo ci ha un po' dato questa immagine del bohemien, no? Che ti assicuro che se ti metti a leggere le storie dei creativi del passato su cui abbiamo costruito il nostro immaginario, sono tutte tranne che così, anzi certo, un attaccamento al denaro, ma sai, non è tanto attaccamento al denaro, il problema poi è la sostenibilità, no? Fare in modo che comunque quello che ti piace fare nella vita, a meno che non incontri un mecenate che decide di supportare il tuo lavoro perché pensa che abbia senso, perché lo fa stare bene, perché è un investimento, vai a capire. Nella maggior parte dei casi costruire un'attività che si sostenga da solo vuol dire semplicemente costruire le fondamenta per far sì che la tua passione possa continuare. Poi non c'è niente di male a diventare un creativo nella fotografia sostenendo questo lavoro con altri mestieri, e che fa parte anche questo della modernità. È pieno di fotografi che sono autori ma non professionisti, nel senso sono bravissimi fotografi ma non lo fanno per professione, e sostengono questa loro, diciamo, voglia di creare, di costruire, di comunicare attraverso altre risorse che possono essere una famiglia ricca, come fare il cameriere fino a mezzanotte e poi scattare magari soltanto la domenica. In quell'ottica lì va tutto bene. Se decidi di farlo per professione è fondamentale avere un minimo di capacità di
di rendere sostenibile il tuo lavoro e quindi modulare il momento creativo con la costruzione anche di un portfolio clienti e di situazioni che ti permettono poi di stare in piedi. E in questo senso qui è fondamentale. Ritornando però, perdonami, a quello che avevi detto prima, ovvero tutti fotografano e quindi non c'è più lavoro, qui purtroppo mi trovi in disaccordo. Io penso che il mercato sia... Questo è quello che dicono, io quello che sento. Nel senso, io non sono totalmente d'accordo. È ovvio, è vero che una parte bassa del mercato probabilmente ha smesso di acquistare fotografia proprio perché c'è un'enorme quantità di offerta di livello, diciamo, compatibile con quel tipo di domanda. E questo fa parte dell'evoluzione di qualsiasi lavoro, non è solo la fotografia che è andata incontro a quelli che possono essere i dettami del mondo tecnologico. Certo. È ovvio che se un fotografo super specializzato si ritrova competitor, un ragazzino uscito da una scuola, probabilmente deve rimettere in discussione il suo concetto di specializzazione, perché Io attualmente non ho mai avuto sui miei clienti problemi con, diciamo, la parte del mercato, diciamo, meno preparata. Mentre posso averlo avuto con fotografi giovani che si sono strutturati meglio di me, magari anche più flessibili perché avevano strutture meno grandi da dover gestire, che potevano offrire un lavoro di qualità paragonabile o comunque anche se inferiore. Decolosa. Esatto, e quello vuol dire che sono costretto io a riconfigurare il mio sistema. Non sono sistemi statici a comportamento stagno, se vuoi stare sul mercato devi imparare a navigare, no? E non soltanto andare da un porto all'altro, devi saper navigare in qualsiasi mare, in qualsiasi oceano, devi sbagliare. Io miliardi di volte mi sono dovuto ricredere su delle certezze che avevo dato per scontate, quando poi in realtà il mercato mi spiegava, che mi insegnava sostanzialmente che in realtà poi quelle certezze non erano vere, perché c'erano nuovi player che riuscivano a fare le stesse cose che facevo io a un terzo del prezzo. Mi posso arrabbiare quanto vuoi, preferisco sprecare l'energia a trovare una soluzione per o trovare un livello di specializzazione più alto o come abbassare i costi, se no vuol dire che farò qualcos'altro. Insomma, non... No, ma tra l'altro quando mi dicono oggi è così, in realtà io suggerisco sempre, tramite la rivista, per merito anche della rivista, io mi sono rivolto al passato, no? E anche nei tempi del neorealismo italiano, quindi ce ne prendo ardito se vuoi, c'erano tanti fotografi valenti che il mercato non riusciva ad assorbire, no? Cioè, c'è sempre stato questo fenomeno, ma questo è sin dai tempi di Daguerre, no? I ritrattisti, i pittori, quanta gente non riusciva a entrare in questo mercato. La fotografia non è mai stata rara, l'offerta è sempre stata ampia, anche quando c'era solo la pellicola, anche quando c'erano questi grandi nomi. E tra l'altro dico, mi piacerebbe, io vado a rispolverare archivi di fotografi sconosciuti ai più, no? Nei tempi degli anni 50 nostri, anni 60, no? Tempi di epoca, di questi giornali qua del mondo di Pannunzio. Ci sono tanti fotografi che non riuscivano ad emergere perché il mercato non li percepiva. Per cui il tema è sempre esistito in un certo senso. Oggi è sempre più drastico perché c'è la tecnologia di mezzo, la specializzazione, c'è il ritocco, c'è Photoshop, c'è il computer, c'è l'archivio digitale e quant'altro. Però il fatto che ci fosse un'offerta ampia e pochi geni, pochi, è sempre esistito. Ti chiedo una cosa, ritratto, qual è l'ottica? Ritratto, street, progetti, qual è l'ottica? Adesso questa è una domanda amatoriale, ma... Qual è l'ottica che usi preferenzialmente? Allora, guarda, per quanto riguarda il mio lavoro di ritratto, da molti anni mi sono appassionato a delle ottiche, quindi sono dei medio tele che hanno caratteristiche macro. Quindi indipendentemente dalla marca o dal modello, veggiamo nel range tra i 90 e i 105 mm, che mi dà con magari caratteristiche macro, ovvero la possibilità di avere una messa a fuoco anche molto vicina. Ho sempre un po' sofferto quel limite della messa a fuoco tipico dell'85 mm, per cui arrivato a un certo punto non potevi avvicinarti. Si poteva croppare ovviamente, però la possibilità di inquadrare più vicino mi piaceva. E poi mi è sempre piaciuto il dettaglio di quelle ottiche. Tanto il dettaglio è meglio averne di più, poi a toglierlo si fa sempre in tempo, quando non ce l'hai magari è il problema. Per cui tutto ciò che ha a che fare con il macro. 90, 100, 105, avendo questo è il range per il ritratto. Per il ritratto intendo headshot, ma anche la figura intera, perché piano americano e figura intera fatte con il teleobiettivo, secondo me, hanno un'aria più interessante, più cinematografica, raccontano l'anatomia in maniera... migliore, certo. Mentre per quanto riguarda la fotografia di strada, invece sono più un fotografo anche in questo caso, un fotografo di prossimità, per cui 21 mm, 24, 28
spesso in iperfocale, per cui messo in quella condizione per cui non mi devo più preoccupare del fuoco, ma ho la massima estensione possibile per un dato diaframma. Questo vuol dire lavorare intorno all'F8 con il 21 mm e F11 con il 24 o il 28. Sì, sì, quindi sempre in iperfocale, quindi l'autofocus lo lascio, insomma, lo lascio dov'è, insomma. No, l'autofocus è interessante, in certe situazioni può essere utile, ma io ho bisogno del fuoco più veloce che ci sia. Cioè quello già fatto. Quello già fatto è fattibile, può essere il motore più veloce del mondo. Ti posso fare anch'io una domanda? Ti ho sentito parlare di passione per la fotografia, oltre chiaramente alla tua professione, ma quanto è importante la passione secondo te in fotografia? Ma in tutte le discipline è il motore che ci alimenta, per cui da quel punto di vista, per fortuna non è mai scemata, si è modulata diversamente nel tempo, perché ovviamente poi, come tutte le cose che devi approcciarle con un po' più di pragmatismo, devi mediare con quelle che sono magari gli istinti, però riesco a... Di base resta. Oh sì, assolutamente, questo è il fortuna. E l'altra fortuna è che non è l'unica passione. Per cui, fermo restando che all'inizio è stata una malattia, come tutti gli innamoramenti, passa per una fase di ossessione, poi col tempo diventa invece un amore più ragionato, più compreso, più mite, ma non ugualmente bello. Però per fortuna poi anche il fatto che riesci a trovare il tempo per dedicarti ad altre cose, non sempre affini, aiuta anche la fotografia, perché a volte resettare la mente, cambiare contesto, ti permette di fare una sorta di reset e poi di cominciare con più energia. Per cui cerco di dedicarmi anche ad altre cose proprio per poter, diciamo... Quindi diciamo che oltre all'amore anche a degli amanti. dicene due o tre di questi amanti. Ma guarda, è un periodo che mi piace tutto ciò che è legato all'epoca in cui ero ragazzo, per cui sono un collezionista, mi piace molto tutto ciò che è anni 70, 80, quindi... Tipo cosa? Ma guarda, c'è la componente più nerd, quindi da tutto ciò che può essere legato al mondo dell'informatica di quegli anni. Sono un collezionista di retrocomputer, ho più di 120 computer che vanno dagli anni 70 fino al 95. Mi piace l'astronomia, che non l'astrofotografia, ma proprio l'astronomia a livello di studio, di scienza, la matematica che c'è dietro, la fisica. Non sono un matematico d'eccezione, però mi dedico con attenzione anche a letture più o meno complesse. E poi continua. Cose più banali come tutte. Mi piace molto il gioco e tutto ciò che ha a che fare con la teoria del gioco. Quindi, non a caso, sto anche producendo un gioco da tavolo, che è un'attività, un side work, chiamiamolo così. Mi piace tutto ciò che è teoria del gioco, dell'intrattenimento, dell'interazione attraverso l'intrattenimento. Quindi, gioco, videogioco, libro gioco, gioco di società, tutto ciò che ha a che fare con queste forme di gioco di intelligente con delle regole mi è sempre affascinato, quindi leggo molto di questo argomento, è una cosa che mi piace. Il passaggio dall'analogico al digitale come l'hai vissuto? Ma guarda, quasi subito, proprio probabilmente per una curiosità nella componente proprio più informatica del mezzo, con sofferenza all'inizio, perché le prime macchine digitali non erano un granché, per cui vivevi lo stress era meglio prima, no? Però nello stesso tempo capivi che era quello il futuro, perché ne intravedevi le potenzialità, e quindi, non volendo rimanere indietro, mi ricordo le macchine digitali, era faticoso, però diciamo che da quando è iniziato fino adesso è sempre stata presa con decisione e senza ombra di dubbio, ecco. Anche perché l'analogico comunque era faticoso, diciamoci la verità. Assolutamente. Il flusso di lavoro era faticosissimo, mantenere alto il livello qualitativo era faticosissimo, c'erano delle dinamiche analogiche di mezzo che proprio per loro natura rendevano molto complicato mantenere costante un certi tipi di flussi di lavoro, per cui specialmente in pubblicità, con tutte le applicazioni industriali, lì dove la continuità anche di resa era fondamentale, a volte era uno sforzo molto molto importante. Oggi è tutto più facile, tutto più veloce, e poi sai, il mercato si è riconfigurato velocemente, per cui quello che da una volta se lo aspettava in una settimana, oggi se lo aspetta in un giorno, proprio perché è cambiato tutto il flusso. Quindi però la tua fotografia è più a colori o bianco e nero? Per lavoro a colori, per passione bianco e nero, per cui diciamo che tutto ciò che è pubblicità
è una parte del ritratto, del corporate, il colore è fondamentale perché contiene un'informazione che non è secondaria. Tutto ciò che è mia espressione o comunque legato, probabilmente faccio anche tanto bianco e nero anche in street, proprio perché non posso sfogare la mia passione del bianco e nero nel lavoro commerciale. E in più, essendomi formato sui grandi classici e quindi nel mio immaginario, certi tipi di fotografia rimangono ancorati a una visione monocromatica. Anche se non la storia insegna, insomma, che è pieno di fotografi che lavorano a colori anche nella street facendo fotografie meravigliose, però non... Diciamo che mi sfogo il mio bianco e nero nella fotografia di strada. Quindi... Quali grandi classici ti hanno stimolato? Ma, un po' tutti. Per quanto riguarda la street, da Bresson a Gilden, Meyerowitz prima maniera, Moriyama, insomma tutti i fotografi che hanno fatto il loro percorso l'hanno incentrato sul bianco e nero, poi alcuni hanno anche fatto colore. Ma che comunque la maggior parte del loro archivio è in bianco e nero, sia per necessità tecniche del tempo, sia perché poi quando c'era la possibilità di fare tutte e due, a volte anche per costi, sai, quando leggi le storie dei fotografi scopri che certe scelte a volte erano forzate anche da dei contesti come quello economico, oppure dalla impossibilità di raggiungere un laboratorio che sviluppasse colore. È vero, è vero, questo è molto vero. Tra l'altro, le cose sono come oggi in un certo senso, no? Quando scattavi in pellicola era dura. Ti chiedo una cosa: tu hai parlato prima di amore e amanti, no? Adesso perdonami questa parola, la passione e tante altre passioni. Quanto è importante per un fotografo contaminarsi con dell'altro? La contaminazione, quanto è importante per un autore? Per me è centrale, nel senso che. È un'illusione pensare. Ah, intanto l'originalità, a mio avviso, è sopravvalutata. Nel senso che spesso i giovani creativi si concentrano sull'originalità, che è un lavoro per esclusione e non per Vero. inclusione. E quindi, per Bravissimo. certi versi, non ci permette di concentrarci su quell'enorme valore che è tutto ciò che ha creato l'umanità fino adesso, che invece spesso può essere un punto di partenza per metterci del nostro e creare del nuovo. Quindi, andare alla ricerca spasmodica dell'originale. È una via, secondo me, che difficilmente dà buoni frutti. Poi, per carità, il colpo di genio o quel modo di pensare totalmente diverso, è anche quella un'esperienza importante perché spesso ci dà un nuovo punto di riferimento a cui ancorarci. Però resta il fatto che, almeno nel mio caso, è centrale. Tutta la mia produzione è sicuramente il risultato di rielaborazioni di tutto ciò che digerisco quotidianamente, sono un fruitore appassionato e faccio del mio lavoro di ricerca online. Oggi poi abbiamo uno strumento meraviglioso, insomma, abbiamo una quantità di gallerie curate online che è mostruosa, per cui diciamo che dedico moltissimo tempo ad osservare il lavoro di altri, a rielaborarlo, a costruire magari delle sinergie tra autori in ambiti completamente differenti, ma che messi insieme creano qualcosa di nuovo. Penso che sia il modo migliore di lavorare per un creativo e non penso di inventarmi nulla. Probabilmente già la maggior parte della comunità creativa, fotografi, illustratori, pittori, Fa lavora in questo. questo modo. Sì. Anche se poi, come diceva un grande fotografo del passato, noi siamo i libri che abbiamo letto, i film che abbiamo visto, le persone che abbiamo incontrato, poi questa è la nostra esistenza, questo più di questo Esatto. non possiamo fare. Per cui se ammettiamo questa cinesi negli incontri, nei film visti, nei libri letti, tutto migliora in un certo senso. Sono assolutamente d'accordo. Una domanda, Hai no, gli faccio una domanda. Fai domanda tu. una domanda a ciascuno. Sì. I tuoi ritratti, alcuni li vedo uscire molto spesso un po' dal nero, alcuni con un bianco sullo sfondo, due estremi quasi, no? Di quelli che ho visto dei tuoi. Sono due scelte dettate dal momento, al soggetto, allo stile, alla persona, o sono due scelte di fondo tue, due scelte di campo personali? Guarda, io sono dell'idea che quando costruisci un ritratto devi costruire una scenografia Certo. e definire un'atmosfera. Quindi la scenografia è data, a mio avviso, dal fondo e in parte anche dal costume, dagli abiti dei soggetti. E tutto ciò che io chiamo contorno, cornice. Poi abbiamo l'atmosfera che è data dalla luce. E poi abbiamo tutto questo serve per sorreggere uno sguardo, per avere un punto di ancoraggio su cui puoi costruire quell'unicità di ogni persona. E io di base tutto ciò che è
il contesto, la cornice, cerco di semplificarla il più possibile, che non vuol dire semplice, vuol dire banale, vuol dire semplicemente lavorare nel range dei grandi classici, ovvero certo. Se tu vai a vedere i grandi ritrattisti, Avedon, Irving Penn, ma poi vai fino alla modernità, cioè, tu vedi la gran parte dei ritrattisti semplificano molto tutta quella componente scenografica, quindi un fondo bianco semplice, per poi costruire intorno a quello, dare poi aria allo sguardo del soggetto, che poi è quello che costruisce. Per cui bianco o nero, devo essere sincero, è molto legato a un lavoro, non tanto a una progettazione quanto a un istinto, perché per quanto poi pragmatico io mi lascio anche andare a un po' di pancia, ecco, cioè c'è una componente ormonale, quasi ormonale, no? Cioè, sì, esatto, e quello per certi versi definisce poi i reami in cui mi muovo, se è qualcosa di più chiaro, più light, o se è qualcosa di più scuro, di più dark. Probabilmente c'è una piccola predilezione per i fondi scuri, se dovessi fare un lavoro completamente statistico. Una cosa, quello che mi ha detto mi ha fatto venire in mente un fotografo, un grande ritrattista, forse uno dei più grandi della storia, che è Irving Penn, che aveva sempre quel tappetone dietro, non so se fosse una coperta, se ti ricordi che nelle storie si legge che addirittura in un ritratto di Kennedy addirittura è rammendato, cioè un rammendo cucito, no? Tu guardi Kennedy sulla seggiolina, sulla sedia a dondolo, dietro c'è un rammendo, per cui questo per dirti come era la sintesi, rappresentava la sintesi di quello che ha detto fino a questo momento, no? Quindi... Sì, poi è bella questi studi d'artista, di questi fotografi, che si riesce a percepire un minimo del work in progress, certo. Non ti nascondo che secondo me questi elementi e tutti quegli strumenti, c'è una bellissima foto che si trova su internet dello studio di Paolo Roversi, sì. Dove lui fa vedere il suo studio, che è una serie di sgabelli, tavoli, lampade, scale, che sembrano messi lì così alla rinfusa, mentre quelli in realtà sono lo strumento del suo lavoro, sono gli elementi su cui costruisce le pose, gli equilibri anatomici, su cui stende i corpi per poi tirar fuori gli sguardi, e spesso sono sottovalutati. Io nel mio studio ho una collezione di tavoli in legno arrugginiti, scale, sedie. Quello per me è il punto di partenza di qualsiasi sessione di ritratto. Costruisco tutto intorno a queste geometrie, anche se non sono visibili. L'appoggio nel ritratto è tu. L'appoggio è il segreto del ritratto. Io lo insegno sempre nei miei workshop, è sottovalutato in maniera mostruosa. Ma l'appoggio è il centro della costruzione di tutti quegli equilibri che poi vengono dopo. Bravissimo, c'è un bellissimo ritratto adesso di Newman di Duanò, in cui si vede uno sgabello e una quinta, e lui che compare dietro, ma quello sgabello serviva per far sì che stesse, come dire, formalmente bene il soggetto ritratto, no? Questa è la realtà, la postura, quella conta è la postura, conta per il mal di schiena, ma conta anche per il ritratto, questa è la realtà, no? Cioè, conta per il mal di schiena, ma conta, come dice nel workshop, esattamente per il ritratto. Io ti faccio una domanda finale, scusa, te lo dico. Noi abbiamo tanti studenti, se vuoi, li chiamiamo così, tanti frequentatori che frequentano la nostra accademia. Qual è, per una persona che stia iniziando, che prova questo amore per la fotografia, qual è il primo consiglio che sei in grado di dargli, che ti senti di dargli? Ma intanto, proprio perché se sei in una fase iniziale, di preoccuparsi in particolar modo di intanto sviluppare un minimo di capacità tecnica. È inutile dire che la sensibilità è importante, ma se non abbiamo sotto un ingranaggio in grado di sostenerla, diventa complicato. Per cui di impadronirsi velocemente della componente tecnica, che è facile. La fotografia non è una disciplina difficile dal punto di vista tecnico. Alla fine è quell'equilibrio tra tempi, diaframmi e ISO che definiscono. Io dico aglio, olio e peperoncino. Bravissimo, sono quelli. Quindi impariamo questo. Imparato questo, non bisogna andare oltre per quanto riguarda la componente del CAI. Già tutto ciò che serve per costruire le fotografie, a quel punto, come abbiamo detto all'inizio, scatta tantissimo. Scatta tantissimo, riguarda le tue foto e cerca punti di riferimento alti. Nel senso che inizia a copiare. Inizia a vedere le foto dei grandi autori, prova a rifarle, non c'è niente di male, anzi è un acceleratore da un punto di vista formativo. E quando sbagli, cerca di capire cosa non va. Non lo capirai al primo botto, perché non è sempre così evidente, a volte sono tanti elementi che entrano in gioco, ma tu fai un piccolo lavoro di analisi grammaticale, come un bravo studente a casa, che può sembrare noioso, sembra togliere poesia alla fotografia, ma stai in realtà costruendo le fondamenta per poi poter essere un autore. Fai un po' di analisi logica, quindi. Esatto, dice. Sì, quello è fondamentale. Entra un po' nel dettaglio e poi piano piano vedrai che quando diventa tutto più facile, allora puoi iniziare a esercitare.
D'accordo, io sono a posto. Perfetto, assolutamente. Io grazie. Ti ringrazio per la tua disponibilità a questa intervista. Assolutamente speriamo di poterci incontrare di persona e quindi magari, perché no, presso la nostra accademia, in modo tale di poter fare magari un workshop con te, e quindi speriamo di incontrarci presto. Fantastico. Grazie mille. Ciao Eolo, grazie. Grazie. Ciao.